Ragazze e ragazze, buongiorno! Siamo di nuovo qua per andare a fare una nuova ricetta insieme. Se è la prima volta che passate di qua, iscrivetevi al canale che è completamente gratuito. Guardare i video è gratuito. In basso a destra c'è una campanella, cliccate e attivate le notifiche. In questo modo, ogni volta che pubblicherò un video, vi arriva la notifica sul vostro dispositivo sul quale l'avete attivate e non rischiate di andare a perdere un video che semmai vi può interessare e poter provare, testare o semplicemente vedere tutto il procedimento. Detto questo, siamo qua per fare una nuova ricetta. Oggi andiamo a fare testare questa ricetta che non ho mai assolutamente fatto e la faccio per la prima volta direttamente con voi. Sto parlando delle frittelle di mele. Siamo in periodo, siamo in autunno, le mele ci sono a valanghe. Perché non fare in friggitrice d'aria con una pastella abbastanza leggera e proviamo a andarle a fare. Allora, gli ingredienti sono i seguenti. Faccio semplicemente una mela, quindi proprio la base proprio. Se voi andate a doppiare, mi raccomando, doppiate tutti gli ingredienti. Se volete fare due mele, ma l'uovo non lo doppiate, lasciate sempre comunque un uovo. Allora, 65 g di farina 0, 50 ml di latte, 20 g di zucchero, un cucchiaio di olio o di evo o di semi, quello che preferite. Un uovo, un cucchiaino di lievito per dolci e una mela, ovviamente. Per prima cosa andiamo a preparare la nostra pastella. Mettiamo in un contenitore la farina, ci andiamo ad aggiungere il latte. Questo facciamo a mano perché comunque la dose è minima, quindi non conviene andare a mettere in mezzo un Munster così in mambo. A massimo usate un frullino elettrico, ecco. Farina e aggiungiamo il latte, in modo che così non vi si creano i grumi e andate ad amalgamare bene il tutto. Così possiamo aggiungere tranquillamente tutto il resto, ma la farina è già amalgamata con il latte. Ecco qua. Semplicemente una lavorazione del genere. Ora andiamo ad aggiungere lo zucchero che è qua. E proprio pochino, aggiungiamo un cucchiaio che non ho preso, vedete? Ah, mi sono dimenticata il cucchiaio e la forchetta. Allora, un cucchiaio di olio, io aggiungo semi, se voi volete usare quello di oliva usate tranquillamente quello di oliva. Cucchiaio di olio e l'uovo, come vi dico sempre ogni volta che si apre l'uovo, andarsi a levare le mani immediatamente. Subito, eh? E dopo l'uovo manca un cucchiaino di lievito. Ovviamente lievito per dolci, come vi ho detto anche prima. Un cucchiaino e lo andiamo a mettere dentro. Ora andiamo semplicemente ad amalgamare tutti i nostri ingredienti fino a che si staccherà anche dal cucchiaio, ovviamente, e dal cucchiaio e dalla frusta, e andiamo ad amalgamare a modo la nostra pastella. Vedete? La lavorate bene, un po' da una parte, un po' dall'altra. Che, vedete, inizia a fare bollicine, quindi la nostra pastella è pronta. Ora non ci resta che andare a sbucciare la nostra mela, che ora io vado a sbucciare, e poi andremo a tagliare insieme. Quando l'avete sbucciata, inserite il levatorsolo, che dovete semplicemente inserirlo e piano piano girarlo. In questo modo sia inserirlo che a svuotarlo. È molto semplice, eh? Poi lo andiamo a togliere. Se si toglie, ecco qua, e lo abbiamo semplicemente tolto. Voi basta che lo inserite così, cominciate a girare finché non arriva in fondo, che vedete che esce. Quando è uscito, ritornate a girare dall'altro verso, ovviamente, e lo andrete a sfilare. Poi andiamo a togliere bene tutto intorno, ovviamente, i residui della buccia di mela che c'è rimasta. Io prima la sbuccio e poi vado a togliere quello che rimane intorno.
perché un pochino intorno col torso lo si fa ovviamente fatica andare a togliere. Ecco qua. Ora andiamo a tagliare delle fettine di circa mezzo centimetro, in questo modo. Con un coltello che dovete seghettare, non taglio netto, come se fosse una siga, avanti e dietro. E andate a tagliare la nostra mela. Preparate una teglia, se avete una teglia che non è molto antiaderente, metteteci la carta da forno. Poi dopo, ovviamente, a metà cottura con la carta da forno sono da andare a girare. Se invece avete una teglia che rimane, è bella antiaderente, non attacca nulla, fate come me. Ci metteremo un puff di olio e una bella spennellata, perché lo staccante me lo sono dimenticato in frigorifero questa volta. Se no, mettete lo staccante. Come sapete, io lo faccio in casa. In sezione playlist, cartella Monsieur Cuisine o Mambo lo trovate. Potete farlo anche con un robot o un semplicemente frullatore a immersione. Ecco qua le nostre mele. Ora prepariamo la teglia e prepariamo subito le frittelle. Prendiamo la teglia. Se invece voi avete una friggitrice a cassetto, quindi ve ne stanno poche, vi consiglio di tagliarla a metà, mezzaluna. Così tagliando la mezzaluna ve ne stanno di più. Ma mettiamo un goccino di olio e andiamo a spennellare tutta la teglia, perché non sappiamo se la pastella poi ci va ad attaccare la base. Siccome è la prima volta che la faccio, non ho idea di come reagisce con la padella antiaderente senza nulla. Quindi, per sicurezza, una spennellata con un goccino di olio di semi e risolviamo il problema. Ecco qua. Prendiamo la nostra pastella, diamo un'altra giratina. Ora immergiamo. Aspettate che giri il vassoio. Immergiamo. Una frittella, una mela, una mezza mela, una mela, vado come parlo oggi, con il cucchiaio la andiamo a poggiare nella nostra teglia. Facciamo con un'altra, giriamo, cucchiaio la prendete di sotto, fate un pochino scolare quello che è in eccesso e poi la andate a posizionare leggermente distanziate. Vi faccio vedere un'ultima, così vedete un pochino. Fate scolare un pochino e andiamo a metterne almeno 3. Questa è una teglia 30x30, quindi 3 ci stanno per fila. Tenetele un pochino distanziate, mi raccomando. Ora vado a fare tutte le altre, poi vi vengo qua che vi dico come procediamo con la cottura. Ecco qua, leggermente distanziate. Ecco qua le nostre frittelle. Ora andiamo a preriscaldare la friggitrice, mi raccomando, 3 minuti al tempo di cottura oppure il programma di preriscaldamento come c'ho io. Dopo inseriamo, facciamo 210 gradi per chi ha la Leave Kit, tutte le altre fate a 200 gradi. A metà tempo ovviamente andate a girare perché utilizza la carta da forno o la friggitrice con una resistenza. A doppia resistenza, piano centrale, mi raccomando. Sopra non mettiamo né olio né niente, le lasciamo così un pochino più leggere. E andiamo a provarle a cuocere. Io sinceramente non l'ho mai fatta, quindi in teoria io senza carta da forno non dovrei andarle a girare. Ora, durante la cottura, vi aggiornerò mani a mano che vado avanti. E solo in 8 minuti ai 210 gradi sono venute pronte le nostre frittelle di mele. Le posizionate subito in un piatto da portata, le andate subito a cospargere di zucchero a velo. Io in questo caso ho usato zucchero a velo fatto da me, perché è quello che non si va a sciogliere. In sezione playlist, forse non l'ho inserito, no, forse sì, in sezione playlist mi sembra Mambo, c'è scritto proprio zucchero a velo homemade. E queste sono le nostre frittelle di mele, proprio venute belle, belle, belle. Ora ne andiamo a assaggiare una, belle morbide e croccanti all'esterno. Buone, guardate. Buone, buonissime.
Io in questo momento sono poco zuccherata perché io lo zucchero ne metto poco. Se a voi piace un pochino di più, invece di mettere 20 grammi, mettetene 30, però non esagerate perché poi comunque la mele dolce, lo zucchero a velo esterno, poi diventa una cosa troppo esagerata. Questa è una versione più leggera, più light. Sotto troverete tutti i miei canali dove mi potete seguire, scrivere, contattare. Io per un attimo di tempo rispondo sempre a tutti. Aspetto la vostra riproduzione e fatemi sapere soprattutto se vi sono piaciute. Detto questo, ci vediamo alla prossima ricetta.